A questo punto non lo so. No, no, perché il topo del pop George Clooney. Lo puoi fare? No, no, perché il topo del pop George Clooney. Sì, sì. Sì, no, l'ho dato alla verbalizzatrice. Bene, bene, mi fa piacere. Michelangelo, me lo devi alzare qua dentro. Alzaglielo dentro. Ci penso io a prendere. Allora, si è fatta vedere. Si è fatta notare. Sì, sì. Te l'ho data adesso, Marina. 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 E tu, leggendario mito onorato qui. Il top del shop George Crew. Va bene. No, no, perché il top del shop George Crew. Sì, no, l'ho dato alla verbalizzatrice. Io va bene. Michelangelo, me lo devi alzare qua dentro. Bene, bene, mi fa piacere. Vabbè, ci penso io a prendere, dai. Allora, si è fatta vedere. Si è fatta notare. Sì, sì. Te l'ho data adesso, Marina. 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 Va bene. Il non credere che passerà inosservata la tua popolarità. In ogni luogo ti scoverà l'obiettivo della celebrità. Federazione Italiana Danza, con il patrocinio del Consiglio Internazionale della Danza UNESCO, promuove la 21ª edizione del concorso nazionale Ballando Ballando Dance Festival. Presentano Marina Marfoglia e Gino Aprile. Bentrovati a questa 21ª edizione del Festival Ballando Ballando. Sì. Non dico poco, 21ª, vuol dire che abbiamo un passato di tutto rispetto. Ricordiamo che è già la seconda volta, diciamo il secondo anno consecutivo, che siamo a Nettuno, al laghetto Granieri di Nettuno, questo posto che sta diventando sempre più bello, sempre più ospitale. Questo è l'inizio e dall'inizio si vede, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, quindi dobbiamo essere stringati, sì. Dire le cose più importanti e arrivare subito al dunque. Diamo spazio ai gruppi. Gruppi. Sono cinque esibizioni, cinque gruppi, quindi il male. Primo.
Sanremo, gruppo A come numero di targa, il 70, il titolo della coreografia ci riporta un po' indietro nel tempo. Eh sì, con una cosa... Tulli Tulipane, eccola già qui pronta con il numero 70. Bene. La giuria credo sia altrettanto pronta, dalla regia credo siano già operativi ormai da sì, un bel po', bisogna solo cominciare. Abbiamo preso il via. Aspetta, okay. Giusto il tempo di cambiare le schede, pollice riverso verso l'alto, questo vuol dire e che siamo pronti. Adesso un tuffo nel passato, ma sì. Passato, ma proprio passato, passato, passato. Da un pezzo. Musica. Che bello, bello. È tutta una storia di cubi e di bimbe che entrano e escono dai cubi. Bello, bello questa coreografia, la ricordo con piacere. Sì, perché devono sistemare. 72 il numero di gara, 4 sono i cubi. No, aumentano. Sono 6, no, sono 8. Già sono sempre 8. Di più, sempre di più. Ecco. Scusa, ma non il ma posso... trio lescano in effetti non erano quattro? Quello era il quartetto Ceta. Ah, il quartetto Ceta. Vai, il numero della, di gara 72. È 72. Perfetto. Prego. Yeah.
Notavo che guardavi questa coreografia con un po' di invidia, forse vorresti uscire anche tu da un cubo? Ma quando avevo la loro età, anch'io ero una peperina. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, arriva la terza esibizione dei gruppi con il numero 68, The Pinkies. Guarda un po'. Buongiorno maestro. Maestro. Un giorno chissà. 68, The Pinkies, questo è il numero di gara. In bocca al lupo. Musica. Booty shake like an earthquake. There is no escape when I shake it in your face. Now don't you wanna take my booty shaking on your tape? So show it to your boys and see the look on all their face. I move it to the left, move it to the right. Double time, I show them what they like. Look at it, slow motion freeze. Stop for the camera, paparazzi wanna see cheese. Hello, hey, how you doing? I shake it like this, now let me see if you can do it. Drop it on the one. Shake, their faces all storm. If you gotta, move it kinda fast. Make the boys all gas while they try to make a pass. Whistle while you work, go ahead, do your dirt, even if you like to flirt. Lift up your skirts, then turn them out. One leg, go ahead, shake it out. You got dough, and you got plenty more to show. Go, shake it up.
68 con un primo ballerino strepitoso. Ed ora Marina un singolare scontro. Cioè? Uno scontro a due, ci sono lo scontrino. Sì, lo scontrino, vabbè. Sì. Vabbè, dai. Uno scontro tra cattive ragazze e Cenerentole. Ah, le Cenerentole con Cinderella Booster Bob Girls. Yes. Questo è il titolo della coreografia del gruppo numero 96 che fa il suo ingresso al palcoscenico. Grazie, buonasera. 96. Sono tante, sono belle e sono anche pronte, mi sa. Musica! Mettele insieme che accade laggiù, bibi di bobi di bu. Salagadula, mencicabula, bibi di bobi di bu. Fa la magia tutto quel che da tu, bibi di bobi di bu. Con salagadula puoi far tutto quel che vuoi, ma la frase però che tutto può è bibi di bobi di bu. Thank you.
Cenerentole contro le cattive ragazze. Bad girl. E prima di presentare l'ultimissima esibizione della free dance e della fascia mini, annuncio che subito dopo riniziamo dalla danza classica della fascia successiva, quella di mezzo, la medium. C'era una volta, e infatti c'era una volta, iniziano così tutte le favole con questa frase, c'era una volta, 66. Uccellini tutti qui, da quei rami dovete calare per me cinguettare. Canto anch'io così, oh, 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 oh. Ancora aspettando, cercasi principe azzurro disperatamente, ma non esiste. Danza classica, i medium, Lucia Bruno, Bayadere, 149, si dà inizio, un momento delicato. Thank you.
Lucia, la seconda esibizione con il numero 35 è di Jennifer Beranzoli in Bayadere. Vai, bocca al lupo, 3, 5. Con il numero 17, Martina Braga, una variazione dal Cigno Nero. Vai Cigno Nero, in bocca al lupo. Bene, adesso una coppia, Elena e Vincenzo, la Le Corsair, secondo atto. Ah, sei qui? Ti cercavo dall'altra parte. 25. Thank you.
complimenti. Splendida coppia, prego. Hanno girato con eleganza. E pronta la numero di nuovo, dunque 23. Oh, passiamo, eccola. Veloce, Jennifer. Jennifer questa volta danzerà Kitri. Questi ragazzi ce l'hanno messa tutta, manca l'ultima esibizione, e Margherita Piselli in Esmeralda con il numero 225, mancava classico del classico, ovvero appunto Esmeralda. Passiamo ai gruppi di danza classica medium, si vede che chiaramente essendo più grandi sono più anni che studiano e diventano sempre più bravi. Va pensiero, il nostro pensiero va al brano che si sta per esibire, numero 8, va pensiero, e non seguivano. Classica medium, numero 8 in gara, va pensiero. L'abbiamo capito, ah, sì? Va pensiero. Oh,
Ma pensiero! Beh, verrebbe di dire... Si può dire? Viva l'Italia! Sì. Devo dire che 150 anni si riporta bene. Sì, si è ringiovanita e sì, si è imbellita. Molto. Va bene, andiamo avanti. Seconda esibizione, classico medium gruppi, numero di gara 130. Il titolo della coreografia è Rose Adagio. Oh, come sei gentile, come sei leggiadro. Ah. Grazie. Che bel quadro finale, guarda, quando finiscono così questi balletti. Bello. Sono proprio da foto. Uno splendido adagio. E da un adagio passiamo ad un altro adagio. Ma questo adagio che adagio è? È l'adagio di? L'adagio di Cunù. Perfetto, che numero? Il numero di gara è il 10. Che? Bene, eccole, guarda. Ah, oh. Salve. Grazie. E subito dopo si passa alla contemporanea medium. Vai adagio che hai una certa età. Sì.
ragazze, fanciulle. Free dance, mini gruppi. Qui c'è gran classifica. Vediamo chi è che sale sul podio. La numero 72, Cubo Magico, balletto regionale pugliese. Su un podio, uno, lo vediamo. La numero 96, Cerenelle, SMMS Miami, di Roma, Marzia Sparabano. E la numero 66, C'era una volta, Free Fusion di Civitavecchia, Emanuele Scichitano ne ha curato le coreografie. Allora, terzo classificato, la numero 66, C'era una volta, della Free Fusion. Vice campione italiano, la numero 96, Cerenelle. E primi classificati, Cubo Magico, numero 72. E qui, da 24, arriviamo ai tre. Danza classica, medium, individuale. Li è dura. Li è dura, come si... Andiamo per ordine di scaletta, la numero 35, Jennifer Berandoli, Baiadere, Centro Danza IAL di Roma. Giancarlo Stiscia è il coreografo. La numero 17, Martina Braga, viene dal liceo coreutico Buonarroti di Verona. Cristiana Cristiani è la coreografa. E la numero 25, Elena e Vincenzo, Le Corsair, balletto regionale pugliese, repertorio. Scopriamo il terzo classificato, 35, Jennifer Beranzoli con Bagliadere. Vice campione, secondo classificato, Elena e Vincenzo, numero 25. Campione italiano, la numero 17, Martina Braga. Proprio voi non dovete andare via perché ci sono ancora i premi per le borse di studio. Danza classica, medium gruppi. Vediamo chi sale sul podio. La numero 8, Va Pensiero, Associazione Teatrale L'Orsa Minore di Caltrizzano Napoli. Margherita De Venerusone ha curato le coreografie. La 130, Rose Adagio, New Graphic Ballet di Verucchio. La De Ruggero ha fatto le coreografie. E pertanto anche la 10, Adagio di Gonù, Fit Dance di Ariccia, Fabiola Mosconi. Vediamo il terzo classificato subito per ordine di qualifica. La numero 10, Adagio di Gonù, Fit Dance di Ariccia. Vice campione italiano, la numero 8, Va Pensiero. Primi classificati, la 130, Rose Adagio.